voglio alcune informazioni. Chi è lei? Un poliziotto? Sto conducendo un'indagine privata. Ah, purtroppo so benissimo che cosa significa. Questo è uno degli svantaggi di chi lavora in un albergo. Quando la gente prenota una stanza in un albergo diventa scostumata, vero? Avete un cliente di nome Khan? No, monsieur. Vuol forse dare un'occhiata al registro? L'uomo che si fa chiamare Khan ha una cicatrice sulla guancia sinistra. Vraiment? Le sto dicendo che non conosco nessun uomo di nome Khan. Forse mi sbaglio, ma ho notato un cambiamento di espressione quando ho nominato la cicatrice. Riconosce l'uomo in questa foto? Sì, monsieur. Quell'uomo è uno dei nostri clienti. Come si chiama? Non posso dirglielo. Grazie per il tuo aiuto, amico. Salve, madam. Oh, salve. Hai bisogno di qualcosa? Sto cercando un uomo. Che delusione, mio caro. Per un momento ho pensato... Non importa. Non mi vuoi dire il suo nome? George. George Stobart, madam. Che bel nome! Una volta avevo uno stalliere chiamato George. Sono Lady Pierrement. La reazione comune è quella di inginocchiarsi e balbettare, ma non è obbligatorio. Una vera lady? Voglio dire, lei è un'autentica aristocratica? Questo non lo so. Alcuni dei miei antenati erano autentici. La mia famiglia risale all'epoca normanna, ma non voglio metterti in soggezione, George. Nonostante la mia nobile stirpe, sono fatta di carne e ossa. Anche se forse il sangue è blu, la carne è comunque puro vitello inglese, tanto per capirci. Mi sembri distratto, George. Non posso fare niente per aiutarti? Lo riconosce l'uomo in questa foto? Accidenti, è lui, è Merlin! Lei aveva tutte le qualità che amavo negli inglesi. La signora era completamente sconvolta. Merlino? Vuol dire il mago di Re Artù? Santo cielo, no! Monsieur Merlin è un membro degli ospiti! È qui a Parigi in vacanza? No, caro, mi sono presa un periodo di riposo. Avevo bisogno di andarmene via per un po' dopo il funerale di Algie. Non mi ero reso conto che lei fosse in lutto per la perdita di una persona cara. Non lo sono, era mio marito. Mi dispiace per suo marito. Se l'avessi conosciuto capiresti, caro, che non è poi stata una gran perdita. Ho colto questa opportunità per concedermi una meritata vacanza. Daphne mi ha suggerito di fare qualcosa di diverso e mi ha consigliato Parigi. L'atmosfera romantica è proprio ciò di cui ho bisogno per non pensare all'inchiesta. Beh, per ora l'unica volta che ho provato l'atmosfera romantica è stato quando sono stata corteggiata da un cuoco bretone ubriaco. Non mi piaceva il suo coq au vin. Non era quello che mi aspettavo. Stavo pensando di accorciare la vacanza, fare le valigie e ritornare a Hemel Hempstead. Questo fino alla notte scorsa. Cosa è successo la notte scorsa? Sono stata fulminata, Mr. Stobart. La freccia di Cupido ha fatto breccia nel mio cuore. Era difficile che sbagliasse il colpo. Era come avevo sempre immaginato dovesse essere. L'intimità del lume di candela, musica romantica... E poi quello sguardo da straniero, quello sguardo misterioso, quei modi gentili, quei pantaloni attillati. Era l'uomo che avevo aspettato per tutta la vita. Sono felice che l'abbia incontrato dopo tutti questi anni. Ah, ma alla fine non è poi andata molto bene. Ha soltanto giocato con i miei sentimenti. Se lo acchiappo, lo ammazzo. Chi è l'uomo da cui è stata sedotta? Si chiama Merlin. L'uomo che lei conosce come Merlin è un impostore. Cosa vorresti dire, caro? È un assassino. Si fa chiamare anche Khan. Sono veramente scioccata, signor Stobart. Sbalordita. L'avevo scambiato per un gentiluomo, un uomo d'onore. Guarda, sarei veramente contenta di aiutarti ad acciuffarlo.
Quando è stata l'ultima volta che ha visto Merlin? Non più di un'ora fa. È sceso giù e ha parlato con l'usciere Chappy. Si sono passati qualcosa, non ho visto cosa esattamente. Una 24 ore? No, qualcosa di più piccolo. Dei fascicoli di carta, forse. L'usciere lo ha messo nella cassetta di sicurezza e poi Merlin è uscito. È sicura di aver visto Merlin mettere dei documenti nella cassetta? Sì, caro, sicurissima. Chissà di che cosa si trattava. Sicuramente qualcosa di molto importante. Sì, vorrei veramente mettergli le mani sopra, qualsiasi cosa sia. Scommetto che hanno qualcosa a che fare con la 24 ore di Plantar. È tornato Merlin all'albergo? No, non ancora. Vuoi andare ad ispezionargli la stanza? Se potessi entrare, sì. Potrebbe distrarre l'usciere mentre cerco di prendere la chiave. Mi stai chiedendo di aiutarti a compiere un atto criminale, caro? Penso di esserlo. Accidenti, sto sognando? Non penso, madam. Ora dimmi perché vuoi entrare in quella stanza. Spero che sia la chiave della porta della stanza di Merlin. Certo, come posso rifiutare? Non penso che il mio fascino femminile possa servire a molto in questo caso. La soluzione potrebbe essere una buona dose di arroganza tipicamente inglese. Dico a te, lacchè. Oui, madame. Ascolta attentamente. Lo capisci l'inglese, vero? Naturalmente, madame. Bene, vorrei depositare dei gioielli nella cassetta di sicurezza. Capisco. Ne sei sicuro? Bien sûr, madame. La responsabilità è tua, mio caro. Non era la chiave giusta per quella porta. Forse non era la stanza giusta, ma la chiave andava bene. I ciottoli nel vicolo sembravano molto distanti e durissimi. Se volevo spaccarmi l'osso del collo avrei potuto saltare, ma mamma Stobart non aveva allevato stupidi suicidi. Il letto era appena stato fatto e le fresche lenzuola bianche non diedero nessuna informazione sulle abitudini dell'assassino. Controllai dentro la valigetta, ma come sospettavo, non c'era niente. Non c'era niente nelle tasche dei pantaloni. Sentì quella strana sensazione allo stomaco che di solito mi fa correre al bagno.
Non potevo credere ai miei occhi quando trovai quei due oggetti nelle tasche dei pantaloni. Il primo oggetto era una normale scatola di fiammiferi, vuota, nessun indizio. Il secondo era un pass con scritto Thomas Merlin, Gruber Electronics Corporation. Sulla bustina di fiammiferi c'era un disegno a colori variabili e le parole Club Alamut. Era il registro dei clienti dell'albergo. Non c'era nessuno registrato con il nome di Cam, ma nel registro il nome di Merlin corrispondeva alla stanza 22. Cosa c'è ora, monsieur? Ho bisogno di prendere alcune cose dalla cassaforte. Ah, oui, monsieur. Mi fa vedere un documento d'identità? Per esempio? Una patente di guida, magari. Non guido. Il passaporto? E non ce l'ho qui con me. Se vuoi, posso mostrarti la cicatrice di un intervento chirurgico. Mi dispiace, monsieur. Vorrei un documento d'identità personale. Non c'è niente di più personale della mia cicatrice. Sono desolato, ma purtroppo mi serve un'identificazione più tradizionale. Accidenti. Questo pass ti dice niente? Appartiene a Monsieur Merlin. Giusto, Merlin l'assassino. Voglio vedere che cosa ha lasciato nella cassaforte. Impossibile, non posso tradire la sua fiducia nonostante le sue affermazioni. Stai commettendo un grosso errore. Forse, non importa. Grazie per il tuo aiuto, eh?